Ci sono quattro cose da evitare prima di andare a letto, che probabilmente compi abitualmente, poiché impoveriscono il tuo patrimonio energetico, allontanano la prosperità e attraggono la scarsità nella tua esistenza. Scommetto che chiunque stia guardando questo video si ritrovi coinvolto in almeno una di queste quattro abitudini dannose che influenzano negativamente la tua routine serale e compromettono il tuo equilibrio finanziario. Questo comporta un'attrazione quotidiana di situazioni negative sul piano economico, eppure potresti evitarlo, dato che si tratta di quattro pratiche semplici. Purtroppo, spesso agiamo senza renderci conto degli effetti negativi delle nostre azioni, e questo perpetua la serie di eventi sfortunati che ci accadono. Per questo ti forniremo delle indicazioni pratiche che ti consentano di regolare il tuo stato emotivo, in modo da creare un nuovo scenario positivo nella tua vita. Non limitarti a considerare queste parole come concetti astratti, ma mettile alla prova nella tua esperienza personale. Ora focalizziamoci sul primo passo di questo percorso. Evita di coricarti subito dopo una discussione accesa. Se ciò accade dopo un litigio o una giornata difficile, potresti non avere la possibilità di risolvere i conflitti irrisolti. Finisci per portare i residui della disputa nel momento del riposo, perturbando così il tuo sonno. Molte persone hanno sperimentato questa situazione. Immagina di addormentarti dopo una lite, passi ore a dormire immerso in un'atmosfera di tensione e il risveglio il giorno seguente sarà segnato da una sensazione di malessere. È evidente che i pensieri prima di addormentarti influenzano notevolmente il tuo stato d'animo complessivo. D'altra parte, esiste una forza positiva nota come energia dell'abbondanza. L'hai sicuramente avvertita nei momenti di prosperità e felicità. Questa forza ti sostiene nel raggiungimento dei tuoi obiettivi e fa fiorire la tua vita. Ora rifletti sulle conseguenze di andare a dormire, portando con te il peso di un conflitto irrisolto e di emozioni negative. Questo non incide soltanto sul tuo benessere personale, ma si propaga in diverse aree della tua vita, influenzando le tue finanze e i tuoi rapporti interpersonali. Gesù ha sottolineato l'importanza del perdonare prima di dormire. I suoi insegnamenti vanno oltre il tempo e la cultura, rivelando una verità universale sull'impatto dei nostri ultimi pensieri. Per assicurarti che il tuo viaggio nel mondo dei sogni sia positivo, interrompi il ciclo di energia negativa, cambia i tuoi pensieri prima di coricarti, esci, lascia che la terra tocchi i tuoi piedi, guarda il cielo e rifletti sugli aspetti positivi della tua vita. Sentirai già l'inizio del cambiamento nei tuoi pensieri. Questo non è solo un consiglio, è un concetto senza tempo che ci invita a comprendere quanto i nostri pensieri influenzino il nostro benessere prima di addentrarci nel mondo dei sogni. Assicurati che i tuoi ultimi pensieri siano positivi. Facendo ciò, prepari il terreno per una buona notte di sonno e per una stabilità finanziaria. Ora passiamo alla seconda cosa. Quando la giornata finisce, non lasciare che le preoccupazioni della giornata o del lavoro ti disturbino di notte. Ricorda di mantenere la tua pace quando ti corichi. Rifletti su come guadagni da vivere. Se odi il tuo lavoro, sei infelice e ti lamenti del tuo capo e dei tuoi colleghi. Persino i soldi che guadagni sembrano sbagliati. Le vibrazioni negative di un lavoro che non ami influenzano tutto ciò che vi è collegato. Quindi, prima di andare a dormire, libera la tua mente dalle energie negative del lavoro e vedi il tuo lavoro come un luogo speciale. Se sei infelice nel tuo lavoro, pianifica di cambiarlo. Forse puoi imparare cose nuove. Ricorda che grandi cambiamenti avvengono quando decidi di cambiare, come spiegato nel documentario The Secret, che parla della legge dell'attrazione. C'era un uomo che era un comico e omosessuale. Veniva molto deriso, gli lanciavano patate, ma quando ha cambiato la sua immagine di sé
improvvisamente i bulli sono spariti e tutti i suoi monologhi hanno avuto successo. La gente rideva molto, applaudiva. Quando tu cambi, tutto cambia. Non addormentarti mai pensando ai problemi del lavoro, pensa a questo. Se attualmente non hai un lavoro e stai incontrando difficoltà nel trovarne uno, potrebbe essere dovuto alle energie negative dei tuoi lavori precedenti che continuano a influenzarti. Un esempio lampante è che, così come non puoi vendere una casa se non ti senti bene a viverci, è arduo trovare soddisfazione in un lavoro quando si trasporta il peso degli impieghi passati. L'approccio fondamentale consiste nel riesaminare il tuo precedente lavoro in modo da riscoprirne l'apprezzamento. Solo così si possono attirare opportunità positive. Molte persone non riescono a superare i vecchi dissapori lavorativi, generando così un'aura negativa. Per superare questa barriera è necessario liberarsene. È come un cambiamento che apre la strada a vibrazioni positive nella tua vita professionale. Inoltre, è essenziale andare a letto senza essere preoccupati per il lavoro. Evita di concentrarti eccessivamente sulla mancanza di denaro o sui debiti, poiché, citando la Bibbia, a chi ha sarà dato e chi non ha, anche quello che ha, gli sarà tolto. L'energia è come un magnete che attira ciò su cui ti concentri. Se pensi costantemente di non avere abbastanza, questo diventa realtà. Ma se focalizzi la tua attenzione su un'abbondanza immaginaria, attirerai inevitabilmente più aspetti positivi. Questo non è solo un concetto astratto, ma una verità sperimentata da tanti. È esperienza diretta, non solo conoscenza teorica. Dunque, la terza cosa da evitare è preoccuparsi dei soldi e delle carestie prima di andare a dormire. Cerca di rilassarti, come consigliavano gli antichi filosofi come Platone e Socrate. I momenti prima del sonno sono un terreno fertile per immaginare un futuro senza preoccupazioni finanziarie. Visualizza mentalmente una situazione in cui hai abbondanza economica e senti la sensazione di libertà e successo. Fai di questa pratica una consuetudine serale e osserva come la tua vita si trasforma, passando da una situazione di carenza a una di prosperità. Ricorda che questo principio è testimoniato dalle persone di successo e ricche, che godono della pace mentale, mentre lo stress e l'ansia sono spesso compagni di chi vive nell'insicurezza finanziaria. Scegli il percorso dell'abbondanza, alimentando pensieri positivi e placando la mente prima di dormire, così da attrarre nella tua vita ciò che desideri. Inizia a sentirti come se già avessi ciò che desideri, ancor prima che diventi realtà. Immagina e vivi i tuoi sogni nella tua mente prima che si manifestino nella tua realtà quotidiana. Anche la preghiera per i credenti ha una forza considerevole nell'aiutarti in tutto ciò. L'ultima cosa da evitare prima di coricarsi è guardare la televisione o seguire le notizie. Comprendi che le notizie sono progettate per catturare l'attenzione, promuovere pubblicità e sostenere l'industria televisiva. Spesso si concentrano su eventi drammatici anziché sulle buone notizie, poiché sono questi che attraggono l'attenzione del pubblico. È come quando guidi lungo l'autostrada. Cosa attira maggiormente l'attenzione, un bel tramonto o un incidente? Di solito è quest'ultimo, poiché la nostra mente è cablata per focalizzarsi sui problemi. Le trasmissioni televisive lo sanno, quindi spesso presentano tragedie. Se vai a dormire con questo in mente, evita anche i film horror perché possono darti degli incubi. Hai mai avuto difficoltà a dormire dopo aver guardato una trasmissione televisiva in cui succedeva qualcosa? Fammi sapere nei commenti se ti svegli pensando a qualcosa che non siano i tuoi sogni, potrebbe significare che le cose non vanno bene. A cosa hai pensato al tuo risveglio oggi? Regola il tuo focus, perché attirare cose positive significa prestare attenzione ad esse. Ascolta la tua voce interiore, mantieni un atteggiamento positivo e costruisci una vita che rispecchi i tuoi sogni.
Ricorda che i grandi cambiamenti possono iniziare oggi stesso, senza bisogno di un calendario prestabilito. Ti invito ad iscriverti al canale, lasciare un commento con le tue opinioni e condividere il video con le persone più care. Mi auguro che queste riflessioni ti siano state utili. Confido che il video ti abbia ispirato e offerto spunti preziosi. Ci vediamo alla prossima!